pesante per Putignano. Ecco la situazione, 4 falli Putignano, 1 per il Pescara. È proprio Bico Pelletier sul pallone, vicino a lui in orizzontale c'è Oscar Velasquez, si fa vedere Pessé, il passaggio invece per Schulz, è uno scema e c'è il pareggio bello di Oscar Velasquez. Sì, la palla ha girato tutto il campo, io pensavo era una palla persa, invece sono riusciti a rimetterla dentro. Velasquez al centro dell'aria ha sorpreso, non mi è piaciuta per nulla la disposizione né della barriera né della difesa, tutti sorpresi, una palla che ha fatto il giro intero dell'area di rigore per farsela mettere dentro da Velasquez. La rivediamo ancora una volta, lo schema e poi tutto solo Oscar Velasquez, 26 anni, nazionale paraguayano, va a trovare il pari in un momento comunque difficile. Dall'altra parte ci prova Silveira, palla che se ne va sul fondo. Qui c'era stata sorpresa la difesa del Pescara e Piffer ha calciato col sinistro ma non ha trovato la porta. Ancora Pescara con Schurz, deve rioffrire il pallone verso il capitano Pessé, palla che viene toccata, se ne va sul fondo. Ancora una rimessa laterale per la formazione del Pescara. C'è una differenza sostanziale nel Putignano. In alcuni giocatori cala la qualità nel momento dei cambi, è uscito Bruno che era un giocatore importantissimo in quel momento, un paio di errori dal punto di vista difensivo hanno consentito al Pescara di pareggiare. Schurz per Bico Pelletier, cerca di andarsene tutto solo, la velocità però commette fallo sul giocatore del Putignano, subito rilevato il fallo su Piffer. Sì, qui era molto più veloce ma Piffer aveva frapposto il corpo, Bico Pelletier l'ha spinto e alle spalle. Attenzione Schurz, Pessé, Schurz, Bico Pelletier e si mangia un'altra occasionissima il Pescara. Qui bravissimo Schurz, poteva calciare, invece ancora una volta guarda qua, poteva calciare. Grande scambio Pessé. Ha servito Bico Pelletier e poi non ha trovato la porta. In questo momento ottimo Pescara, sfortunato. Adesso vedete il pressing, come cambiano le partite di calcio a 5 con il Putignano che sembrava aver vita facile. Adesso il Pescara, guardate che grande giocata, non si chiude però il triangolo per Bico Pelletier che aveva cercato di lanciare Menini, palla che se ne va sul fondo, Putignano in difficoltà che spreca un altro pallone, sarà ancora il Pescara a portare palla. E cambia completamente l'atteggiamento sia tattico che mentale nelle partite di calcio a 5. Adesso il Pescara ha ritrovato fiducia, sta attaccando a una squadra potenzialmente molto offensiva con Schurz, Menini e Guardate Bico la Pelletier. Giocata di Schurz che però non trova neanche il calcio d'angolo, si lamenta. Adesso è la volta del Putignano col pressing sempre asfissiante da parte del Pescara. Bruno, autore di una doppietta oggi, porta palla e Piffer. Ancora però Bruno va a cercare profondità, un bel passaggio per Adelmo, palla che però viene conquistata dalla Pescara. Attenzione Menini, Schurz, aspetta Menini, si allarga Pessé a ricevere, adesso però deve tornare nella propria metà campo, lo scambio con Schurz, davanti a lui c'è Piffer, ancora Pessé, il passaggio per Morgado, ancora per Pessé, posizione centrale, attenzione, possibilità per il passaggio per Schurz, invece libera il giocatore del Putignano sul corpo di Schurz. C'è un time out e noi andiamo a sentire la panchina del Putignano, giocatore in maglia rossa. Senza fallo, Non facciamo fallo, probabilmente ci stanno dando fastidio proprio per quello, perché vogliono arrivare al quinto fallo. Manteniamo la calma, continuiamo a giocare, palla da dietro con tranquillità, però non lasciamo scoperto l'ultimo uomo, diamo sempre due appoggi lunghi e uno corto. Però intanto loro proveranno a vincere la partita. Possiamo anche provare il contropiede. Okay. Beh, qua lui era un time out più che altro di tranquillità, le ha sostenuto il fatto che sono a 4 falli, dovevano arrivare a 5 falli e poi ha detto di non rischiare, che potevano provare anche il contropiede. A me francamente sembra che provavano solo il contropiede dall'inizio della partita, per cui non cambia di molto l'aspetto tattico della gara.
la battuta per il putignano a 7 minuti 6:56 per la precisione dal termine di questo match, risultato di parità 2-2, vantaggio il Pescara con Morgado, il pareggio di Bruno, poi il vantaggio con Bruno nella ripresa e la rete del pari da parte del Pescara con Velasquez, Pressing ancora del Pescara, rilancio di Santana, il tiro in diagonale ancora di Bruno, veramente il leader possiamo dire in questa circostanza di questa formazione, sta giocando veramente un grande match. Ma giocatore giovane interessante, uno che si propone, ma ripeto anche la fase difensiva la fa molto bene, è stato protagonista di parecchie situazioni in cui ha salvato il risultato. Bruno ancora cerca lo scambio, il passaggio nuovamente per Piffer, posizione centrale, fa buona guardia proprio Schurz, adesso il pallone tra i piedi di Silvera, ancora Silvera a cercare un compagno, lo trova nel pallonetto, ma buona la giocata da parte di Pessé e riparte Morgado, velocissima la formazione del Pescara, Pessé, il tiro diagonale e Morgado va a mettere dentro il 3-2 per il Pescara. E qui bellissima l'azione di Pessé che va a prendere la palla sulla parallela, finta il tiro, ancora una volta Santana fuori dai pali, però l'intelligenza di Pessé mette la palla dentro, taglia fuori il portiere, Morgado solo davanti alla porta mette dentro. Morgado alla terza partita in maglia bianca-azzurra va a trovare un gol anche per Morgado e la doppietta in questo match, il vantaggio del Pescara a 6-0-6 dal termine del match. Beh, qui diciamo la verità, meritato, perché se c'è una squadra che fino a questo momento ha tentato di fare la partita è il Pescara, era stato molto sfortunato in alcune occasioni, bravo tatticamente il putignano, ma sicuramente chi ha cercato di vincere la partita fino a questo momento è il Pescara. Attenzione ancora Pescara con Morgado, la sua giocata, cerca di andarsene però viene rubato il pallone da parte del putignano, una grande giocata di Bruno con tranquillità fa ripartire i suoi, ancora putignano cerca di fare diga a centrocampo la squadra del Pescara, lo ricordiamo in vantaggio a 5:30 dal termine del match. Ancora una palla rubata da Schurz, prova ad andarsene da solo, però ancora l'intervento da parte del putignano, Bruno tutto solo, la palla viene conquistata ancora una volta da parte di Menini, guardate la giocata e poi il fallo laterale a favore, no, il fallo è stato dato alla putignano, non c'è stato il tocco, ancora qualche cambio, entra dentro De Clesis e Noro per il putignano in questi ultimi 5 minuti del match, palla che se ne va sul fondo, c'è stato il tocco e la rimessa in gioco proprio per Manzali, la conclusione da parte di Noro, palla che se ne va in sul fondo, non c'è stato nessun tocco. No, c'è, tenta la carta del doppio attaccante adesso il putignano con Noro e Manzali, ma quello che abbiamo visto è che, ripeto, i cambi non sono all'altezza, il Pescara ha un roster migliore, pesano di meno i cambi a lungo andare perché la qualità dei giocatori del Pescara è sicuramente superiore. Colpo di testa di Pessene, fallo laterale, la rimessa adesso proprio di Luigi De Clesis, sabato scorso ha segnato il primo gol in Serie A. Ancora il putignano cerca di andarsene con Noro, palla che se ne va nel fallo laterale, la rimessa da parte di Silvera, capitano, giocatore universale, ancora lo scambio per Manzali, ricordiamo un ex del Pescara, è andato a dicembre scorso alla Lazio e poi è arrivato al putignano, con le indicazioni da parte di Mario Patriarca, il tecnico del Pescara, che va a recuperare ancora un buon pallone con Oscar Velasquez, l'autore della rete del pareggio, ma attenzione il putignano in avanti proprio con Manzali, il tiro ci mette il corpo Pessé e salva la propria porta. La differenza è tutta qui, guarda Manzali, trova lo spazio, c'è Silveira sul secondo palo, lui cerca la rete invece di cercare il secondo palo e c'è lì l'opposizione di Pessé. 4:30 al termine per il putignano per trovare il pari, ancora in avanti, cerca di velocizzare l'azione ma è bravo il Pescara con Pessé, per un niente non recupera la palla, palla che se ne va in fallo laterale. Partita adesso molto bella perché il putignano sta cercando con tutte le sue forze di arrivare al pareggio, lascia spazi alle spalle e il Pescara potrebbe approfittarne per chiudere la gara.
Adelmo, lo scambio con De Clesis, è il suo tiro, scusate, il tiro da parte di Noro, palla che viene recuperata dal portiere, rilancio lungo da parte di Barigelli, non riesce a recuperare il pallone dell'assist, ancora il Pudignano, cerca di andarsene tutto solo Manzali, ma ancora guardate il Pescara che se ne va in contropiede, il tiro però ribattuto da parte di Santana, bravo di nuovo dopo il tiro Velasquez a recuperare, offrire la palla a Morgado, Velasquez si va a passare in piazzare in posizione centrale, però rallenta il gioco con Battistoni, Pessé, Morgado, Velasquez su tutti su, da parte del Pescara, al di là dei due gol di Morgado è stato lui che ha suonato la carica per recuperare questa gara, sta giocando benissimo sia in fase difensiva, recupera tanti palloni, sia in fase offensiva, ha trovato una rete ma soprattutto tanti assist per i compagni. Il lancio in avanti del Pescara però non va, mancano 3.35 al termine di questo secondo tempo con il Pescara avanti di una rete, 3-2 la rete decisiva fino a questo momento è di Morgado, autore di una doppietta, guardate la grande azione sulla sinistra da parte di Silveira, quella che sarà in fallo laterale, la rimessa proprio di Silveira. E ormai tentano tutti l'uno contro uno, chiaramente sono saltati tutte le situazioni tattiche. Ci prova anche Noro, la palla che sarà in fallo laterale. Ovviamente Pudignano di Massimo Monopoli sbilanciato in avanti. Silveira, scambio con Adelmo, attenzione però c'è un fallo per il Pudignano, si lamenta Morgado, però il fallo è stato fischiato dal secondo arbitro, adesso andremo a rivedere sicuramente con l'aiuto di Beatrice Santarelli. Eccolo qui, vediamo, non mi sembrava niente di particolare, una classica azione del pivot marcato, adesso qui attenzione sul secondo palo c'è Adelmo da solo, il tiro, la palla, grande parata di Barigelli, occasionissima per il Pudignano per trovare il pari, ma Barigelli dice no, un time out, andiamo a sentire la panchina del Pescara, maglia bianco celeste. Deve già essere un portiere, no? Dai. Andiamo, dai, uno, vieni. Dudu, vieni. Al posto di Gerardo. Anzi, andiamo, fallo fare a lui. Uno, due, tre e quattro. Davanti non fai niente. Laterale, mangi. Lui davanti, laterale. Si rientra, facciamo viaggiare la palla. Mario Pagliarca prepara la squadra contro il portiere in movimento, è pronto Piffer, entra nel campo al posto di Santana. E dunque tutto pronto per il Pescara, questa opportunità dunque in questi ultimi minuti per il Pudignano, che ovviamente Massimo deve giocare le proprie carte rischiando qualcosa, però se vuole trovare il pari. È giusto adesso portiere in movimento, mancano 3 minuti, è una situazione pericolosa perché lasci la porta libera, il rischio è quello, vediamo come si comporta in fase difensiva, però mi sembra che ha scelto gli uomini predisposti già per questo tipo di giocata Mario Pagliarca. Può far girare la palla, attenzione, va a andare la conclusione Silveira, lo recupera nuovamente Adelmo. Accanto a lui c'è proprio il portiere di movimento, cerca questa palla, attenzione centrale, questo va a rischiare tantissimo, ci mette il piede per sé, palla che se ne va in fallo laterale. E qui era stato bravo Adelmo a cercare sul secondo palo, credo Noro, diagonale benissimo fatta dal Pescara che ha intercettato il pallone ma non è riuscito poi a chiudere. Piffer, lui il portiere di movimento in campo, ancora per Adelmo. Cerca la giocata, proprio Bruno, palla che si va in fallo laterale, in fallo d'angolo, toccata proprio da Pessé, ancora per Adelmo, lui a portare palla per Silveira, adesso per Piffer, posizione, cerca di dare una palla centrale, attenzione il Pescara prova ad andare alla conclusione, però c'è un errore di valutazione, ancora la grande giocata da parte di Battistoni, palla che viene ancora controllata da parte del Pudignano, adesso ancora Piffer, cerca di difendersi, stringere i denti il Pescara, ancora la palla toccata da Pessé, il fallo laterale. Troppo lenta la circolazione della palla da parte del Pudignano, devono essere più veloci nelle giocate perché il Pescara adatta immediatamente la difesa
se vogliono cercare la via della rete devono essere più rapidi nell'impostazione. Adesso 2-1-2. Piffer per Adelmo, ancora il putignano. Piffer, ok, trovare un compagno, trova ancora in Adelmo, ancora Piffer per Silveira. La grande giocata, però spreca tutto malamente Noro. Poi il Pescara caccia via il pallone, cioè provando a cercare di trovare la porta, ma non lo trova. Ancora, guardate la grande giocata di Bruno, se ne va tutto solo, passaggio al centro proprio per Adelmo. Ancora Pescara con la grinta, palla che se ne va in fallo laterale, ma la rimessa ancora per il putignano. Ma ancora una volta Bruno aveva creato i presupposti per il pareggio, poi qui ha perso un po' il tempo Adelmo, era stato bravissimo Bruno in una situazione in cui aspettava il portiere in movimento, lui ha giocato senza portiere in movimento creando la superiorità numerica. Piffer ancora per Adelmo, Piffer, lo scambio dall'altra parte per Noro, ancora Piffer, la Piffer in posizione centrale, vediamo se prova ad andare al tiro, lo fa, ci mette il corpo Vico Pelletier. C'è l'entrata di tatto nell'ultimo minuto di gioco, 3-2 sempre per il Pescara, alla palla di Copiano, sta cercando di sfruttare ogni possibilità il putignano e non riesce Vico Pelletier ad andare a trovare la porta sguarnita. Ricordiamo che in campo c'è ancora il portiere di movimento per il putignano, il rilancio però non va, recupera la palla Barigelli, Vico Pelletier, passaggio per Menini, si riparte dal fondo, 37 secondi al termine, ma c'è l'errore da parte di Barigelli, l'angolo per il putignano, ancora l'occasione per Adelmo, lui sulla palla per Piffer, cerca di andarsene tutto solo Noro, palla che se ne va in fallo laterale. Male, 30 secondi al termine del match. Male la gestione del portiere in movimento da parte del putignano, adesso addirittura si fanno fischiare un controfallo, non mi è piaciuto per niente, difesa tranquilla, molte bene le diagonali da parte del Pescara, non hanno fatto praticamente un tiro in porta e questo è indicativo. Menini va incontro al pallone, però brava a recuperare il pallone Adelmo per il putignano, lo scambio, ma ancora Menini se ne va tutto solo, 19 secondi al termine del match, cerca di tenere palla, palla che se ne va però sul fondo, la rimessa è per il putignano, probabilmente sarà l'ultima azione con il putignano che cerca di andarsene. Vico Pelletier riesce a recuperare la palla, occasionissima il tiro, bravo ancora però Menini, se ne va giù, palla recuperata ancora dal putignano, però l'errore e finisce il match 3-2 per il Pescara, approvato nel finale il putignano, ma il Pescara possiamo dire che ha meritato questa vittoria. No, Pescara ha strameritato, Putignano ha fatto pochissimo per vincere la partita e soprattutto non mi è piaciuto neanche la fase finale con l'impostazione col portiere in movimento in cui ha dimostrato che non era una situazione ben preparata, il Pescara ha difeso con tranquillità e con sicurezza, anzi quando ha intercettato il pallone forse un po' d'agitazione dovuta all'importanza del risultato non ha permesso ai giocatori di centrare la porta da lontano. Per il Pescara questa diventa la terza vittoria in questa stagione, Pescara che sale a quota 10 in classifica, Putignano che rimane bloccato a 12 punti, ma ricordiamo che la classifica del Putignano comunque è una signora classifica, è quarto in questo momento. No, assolutamente, è una squadra neopromossa che sta facendo molto bene, qui una sconfitta di misura che ci poteva stare, ripeto, ha avuto le sue opportunità, ha sbagliato in qualche frangente e ha consentito al Pescara di entrare in partita e di poi di vincerla anche meritatamente. Grande Velasquez da una parte e grande Bruno dall'altra, da segnalare questi due giocatori che sono stati secondo me i migliori in campo. E dunque il Pescara riesce a trovare una vittoria sofferta, un bel match sicuramente, un 3-2 finale per il Pescara che va a guadagnarsi dunque la vittoria. Noi non resta che salutarci, un ringraziamento a Bertice Santarelli per la regia. Buonasera a tutti. Ricordandovi che domani il match sarà tra Napoli, Vesevo contro Luparense, 18:30 Rai Sport 1, un saluto da Maurizio Colantoni e Massimo Ronconi. La linea può tornare a Saxa Rubra. Doveva essere in pole position Veroli, così non è perché dopo 7 giornate una squadra